4 concerti nei vari luoghi suggestivi del castello medievale di Saltara, spaziando dalla musica d'autore al funky soul al Latin jazz. Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 19esima edizione di Saltarua, la manifestazione di punta dell'estate organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della Regione Marche. Il centro storico di Saltara venerdì scorso si è animato di musica e arte con le esposizioni di artisti nel borgo. Il concerto clou di quest'anno ha visto protagonisti sul palco di Piazza Garibaldi Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio, una delle più belle certezze della musica d'autore italiana, con brani dedicati al padre di Concato, Gigi. Questo Gigi che ho realizzato quasi un paio di anni fa con Paolo Di Sabatino è stato un disco molto importante, poi è stato proprio una persona molto importante, come tutti i papà, insomma, devo dire. Lui in più mi ha insegnato ad ascoltare la musica, mi ha insegnato a provare amore per la musica e quindi, come dire, è un pochino più speciale. Però, insomma, la proposta è quella di Paolo Di Sabatino, che ha arrangiato e si è avvicinato ancora prima di arrangiare in un modo fantastico, con grande umiltà, senza desideri strani di fagocitare repertori o di far vedere quanto fosse bravo, perché comunque Paolo è... basta che metta due note con due dita per capire che è bravo, non c'è bisogno sempre di fare i numeri. E quindi lo stiamo portando in giro veramente con grande piacere, ma anche con grande divertimento. E proprio adesso sento che mi stai pensando. Altri artisti poi si sono alternati nei vari punti suggestivi del borgo, mentre sullo sfondo medievale dei mercati coperti, denominati Galleria degli Artisti, hanno esposto le loro opere il fotografo Giampiero Bacchiocchi e il fumettista fanese Michele Perucci. Spazio anche ai sapori con gli stand gastronomici della Proloco di Saltara, con gustose proposte per tutti i gusti. Un format, quello di Saltarua, che è riuscito a confermare un'altra edizione di qualità e di altissimo livello. Sicuramente rimarrà sì nella memoria di tutti, perché è stata una serata molto molto bella, anzi veramente non ci aspettavamo, ma comunque siamo rimasti molto molto contenti da questo flusso di gente. Le fatiche sono state tante veramente, perché il prima c'è molto da fare, c'è molto, non ci sono parole, ecco, si vedevano solo teste, quindi non, la piazza non si vedeva più. È andata bene, la serata è stata veramente ottima. Partiremo il prossimo anno per il ventennale, che sarà, speriamo di fare un qualcosa di più, ma il di più perché si fa, ma uno dice arriva in cima alla vetta ci si arriva, ma è che restarci non è facile, perché tu devi sempre stare un po' sempre su quei livelli lì una volta che tu ci riesci, ma speriamo di fare bene anche il prossimo anno.